Claudio Borghi della Lega Nord, il quale si sarebbe dovuto collegare in ogni caso da Firenze, ma ovviamente essendo lì a Firenze ci può dire anche cosa ha visto lui e qual è la situazione in questo momento. Sì, buongiorno. Suppongo che le immagini le avete viste, io ho la voragine dietro le mie spalle. È impressionante anche pensare che se fosse successo nell'altra sponda sarebbero crollati gli Uffizi, perché proprio di fronte, no, ci sono le vetrate degli Uffizi. Questo, e poi vorrei ricordare che questa è una delle nostre vetrine del mondo. Firenze in questo momento è in piena stagione turistica, una città strapiena di stranieri che sono tutti assiepati da una parte all'altra a fotografare e probabilmente invece di una delle nostre bellezze riporteranno a casa questa immagine. Comunque volevo anche rispondere un attimino alla signora Fusani. Non è tanto importante sapere se i progetti si siano fermati in Publiacqua o Palazzo Vecchio, perché vi è un'assoluta identità fra le due figure. Certo. Publiacqua è sempre stata il club, diciamo, non so come definirlo, il dopolavoro di Renzi, dove in una maniera o nell'altra piazzava tutti i suoi amici e amiche e così via. Ricordiamo che il primo incarico che fu assegnato a una persona che magari un po' di noi conosciamo, vale a dire a Maria Elena Boschi, quella stessa dell'Etruria, cose di questo tipo, è stato in consiglio di amministrazione a Publiacqua, perché l'hanno vista e ha detto questa Borghi, qui sicuramente non è che questo la rende responsabile adesso della voragine, sarò responsabile io, no, ma scusate, cerchiamo ma di capire adesso, ecco, vediamo che cosa dato viene no, fuori. Perché cerchiamo di capire allora Publiacqua presenta delle tariffe ai fiorentini 4 volte più alte rispetto a quella di Milano. Così, giusto per partire, per dire, però dice, però vi diamo i servizi, certo vi diamo i servizi, in compenso, e quindi dato che la manutenzione o in ogni caso la sicurezza o qualsiasi cosa, dato che non è che stiamo parlando di un terremoto, non è che è una fatalità, una meteorite o cose di questo tipo, lì si rompe una tubatura e probabilmente non è stato fatto. Non è stato controllato, non è stato manutenuto. Ricordiamo un po' di cose allora, perché Publiacqua ha un amministratore delegato e un presidente. L'amministratore delegato è tale Carfì, che secondo me a Roma se lo ricordano, perché è il marito della Cattoi, assessore, quella dell'istruzione di Roma, braccio destro di Marino. Perché qua? Perché è stato fatto uno scambio, che quello che c'era prima qua in Publiacqua, tale Irace, è stato messo, dato che bisognava, amico della Boschi, amico di Renzi, dato che bisognava fargli fare carriera, ascolti, hanno Borghi, mandato la CEA e in Borghi, cambio ascolti, ci hanno mandato prima questo. Che lei ci racconti tutti gli incroci. No, la cosa migliore è questo, il Presidente, ma è interessante perché il Presidente... Sì, adesso mi dice il Presidente, fermo lì un attimo. Borghi, senatore La Torre. Dei tecnici anche, Senatore La Torre. È anche un problema dei tecnici. Fermi un attimo. Sulla cosa io mi sento di sposare le parole di Borghi. Firenze è certamente una vetrina del paese. Certo, è anche colpa loro, Borghi. No, se ci parliamo addosso è una cosa insopportabile. Ma scusate, c'è un consiglio di amministrazione, c'è un presidente, perché devono prendersi le responsabilità. Adesso cosa facciamo? Stiamo scaricando le colpe su qualche tecnico? Adesso qua Borghi, si ferma solo un attimo, le ridò la parola, se no mi costringe ad abbassare l'audio. Fermo solo un attimo. Io non ho tutte le certezze, le competenze, le conoscenze che qui hanno. Mi sembra che qui abbiamo già qualche possibile futuro dirigente della Publiacqua. Borghi è un probabile candidato, lo vedo molto competente. Sull'argomento. Ma santo cielo. Però sono competente di responsabilità. Ma le responsabilità le capiremo. Vedremo se è vero che non è stato fatto il dovuto. Ma ci sono dei ruoli, eh? Sì, però un attimo solo, Borghi, vedremo se non è stato parlare. Fatto il monitoraggio che andava fatto, vedremo se c'era un progetto che non è stato realizzato. Borghi, non so se ha sentito, perché io non la vedevo più, vi sento. No, le piace questa cosa dell'Edison, visto che ormai l'abbiamo dichiarato. Mi sono permesso di citare. Che promette di dare questo sconto di 100 euro a chi passa in Edison con quindi un nuovo contratto elettrico. Ma scusate, è uno dei sistemi commerciali più vecchi del mondo, anche le banche per attirare i clienti dicevano... passa serenamente, non avranno problemi. Anche le banche per attirare clienti, quando hanno ben pensato di mettere il bollo sul risparmio titoli, dicevano se portate qua i risparmi vi paghiamo il bollo sul risparmio titoli per i prossimi un anno, 2 anni o quello che è. Quindi no, quello non è un problema, perché tanti soldi sono soldi...
Come si spende. Viceversa, comunque, dato che parliamo di società elettriche e cose di questo tipo, mi premeva, dato che qui stanno continuando a portare via macerie, pezze, macchine o cose di questo tipo, mi piacerebbe finire con i nomi, Firenze, perché non so, io questo vago io ho questo sospetto che quando inizio a fare dei nomi improvvisamente io sparisco dalle trasmissioni. Non so perché, è un sospetto. Borghi, comunque, non con noi, dato, non faccia lo spiritoso con me. No, non con voi. È inaccettabile. Proprio per fugarlo, vediamo un po' dopo questo brillante giornalista direttore dell'Unità chi è stato il presidente attuale di Publiacqua, no? A cui dobbiamo questo simpatico disastro che si espande anche in tutto il resto della città di Firenze, perché gli alberghi sono senza acqua, quindi vedete che cosa simpatica per i turisti. Borghi, le allora, faccio un altro marito, perché qui mettono tutti i mariti. Deve eliminare gli incisi, vada dritto per dritto senza incisi, ecco, io le faccio benissimo. Dire quello che vuole. Il presidente di Publiacqua è Vannoni attuale, marito di Lucia De Siervo, casualmente figlia di De Siervo, quello costituzionalista, Corte Costituzionale, che doveva essere messo addirittura presidente della Repubblica. Lucia De Siervo è direttrice al Comune di Firenze delle attività economiche turistiche. Allora, guarda caso, ma sembra proprio strano che tutto questo gruppo di amici qua che lavoravano con Renzi trova posto in Publiacqua. E vorrei dire a Peter Gomez che non è tanto un problema il fatto che la politica nomini dei suoi amici, famiglie, sì, cose di questo tipo da queste parti. Perché no, il problema è la responsabilità. Perché se io sono un politico e nomino la Boschi qua a Publiacqua e poi succede questo, dovrei subirne le conseguenze. E voi, organi di stampa, dovrete dire, ecco, Publiacqua è così perché Renzi ha nominato queste persone. Se il politico nomina delle persone fatte bene, delle persone competenti, allora poi la gente lo rivota. Ma se i cittadini non lo sanno, Borghi, se i cittadini non sanno che quello che succede... Stanno facendo di più e meglio, scrivendo ripetutamente... che deve finire la storia per cui uno che ha fatto il sindaco esce da sindaco e diventa presidente di partecipata, uno che ma ha fatto bravo, il sindaco può anche no, fare il re per me. No, non è questione, no. Uno basta con il principio che si travasa da un incarico all'altro. Basta, questa storia deve finire. Ma se uno è bravo, cosa c'entra? Va bene, io voglio avete essere opinioni libero differenti, di poter nominare pare, anche però, Borghi, in un posto. Che lei abbia basta fatto che mi faccia bene il lavoro. Tutti i nomi che doveva fare, così non ci abbiamo sta responsabilità che è saltato qualche nome. Non so se Gomez voleva replicare a Borghi. Altri, Vi prego solo di essere un po' veloci, perché vi devo far vedere delle altre cose. Borghi, sul caso specifico, poi vedremo le responsabilità di Publiacqua, che sembrano esserci, ha sicuramente ragione, però se solleviamo lo sguardo al di là di Renzi, dei renziani, del giglio magico, vediamo che questo è un problema nazionale, perché io potrei citare dei casi che riguardano, non so, l'ultimo responsabile della sanità, quello della legge, cioè tanti casi che vanno al di là dei singoli partiti. Allora è vero che sarebbe bello che i cittadini punissero le persone che fanno questo tipo... Se la sanità in Veneto non funzionasse, i cittadini farebbero benissimo a renderci responsabili delle scelte che abbiamo fatto. Invece non Borghi, se mi lascia finire il mio ragionamento, io... Borghi, se mi lascia finire il mio ragionamento, vedrà che siamo d'accordo, secondo me. Io sono perfettamente d'accordo, certo. E io lo segnalo ogni giorno sul mio giornale quali sono gli amministratori inefficienti di che partito e che lo fanno. Però dato che voglio fare anche un'analisi complessiva, dico che questa che lei dice che è una cosa bellissima, ci sarà la responsabilità politica, nei fatti negli ultimi 20 anni non si è verificato. Perché in realtà i cittadini, nonostante che molti organi di stampa, non tutti, le abbiano informati, non hanno sempre, ci vuole mafia capitale forse, perché per lo scandalo sia tale vero. per punire qualcuno. Allora io mi faccio un'altra domanda, in altri paesi del mondo
Il sistema delle partecipate non funziona così. Si fanno concorsi pubblici, pubbliche audizioni in consiglio regionale, in consiglio comunale, si esaminano di fronte ai politici e ai cittadini i candidati a quella posizione e forse funziona meglio. Sarà il caso di porsi questo problema? Borghi, a chi fanno più danno questi signori? Agli altri produttori che sono persone per bene? Io lo ricordo perché a me è abbastanza impressionato, 70.000 litri di vino, questi qui facevano arrivare il mosto dalla Moldavia e poi producevano questo vino, evidentemente incassando cifre, probabilmente mettendo anche sul mercato ad una cifra più bassa, no? Quindi distruggendo la concorrenza. No, ma è un danno che si riflette sull'intero paese, perché il vino è chiuso in una bottiglia, quindi in una maniera o nell'altra non si può accertare cos'è il vero prodotto fino a che non viene aperto e in certi casi vi è contraffazione di vini molto pregiati. Molto semplicemente si prende del vino normale, si mette dentro nella bottiglia che ha tutte le apparenze esterne di una bottiglia di vini magari da 50-60 euro e poi viene venduto all'estero. Questo cosa comporta? Comporta che poi dopo all'estero magari uno spende un'importante cifra per prendere un vino di gran nome, magari un toscano, un veneto, un amarone o qualcosa del genere, e poi dopo in realtà scoprono che dicono ma è cattivo, cioè non pensano che sia falso, pensano che sia cattivo. E certo, quello fa danno a tutti gli altri produttori. Succede a chi prende il coso, cioè uno non è che beve un vino e dice è falso questo vino, uno beve il vino e pensa che è cattivo, e quindi essendo che passa l'idea vino uguale cattivo, poi dopo si riflette su tutta la produzione italiana. Il sistema di anticontraffazione e di filiera e di made in doveva essere in cima alle nostre preoccupazioni, invece abbiamo visto che stiamo andando sempre più indietro, perché viene tutelato chi produce la materia prima di qualsiasi qualità sia, e poi dopo invece si consente di mettere l'ultimo bollino, che poi dopo garantisce un made in Italy, invece made in Moldavia, made in chissà dove. Purtroppo noi dobbiamo pensare a difenderci da noi, perché vediamo che l'Europa in tutte le maniere non fa quello che noi vogliamo, ma fa quello che interessa loro, ed è contrario ai nostri interessi. Borghi, dia la ricetta a Grasso, che mi confidava prima e vorrebbe risposarsi. Non ho detto questo, giuro. Non è vero. Gli spieghi come funziona, cioè perché uno poi invece resta a lungo insieme, poi vado dalla Fusani e ci racconterà che lei è innamorata persa, eccetera. Prego, no. Borghi. Ma io penso che il segreto stia nel pensarci bene prima di sposare. Cioè, vale a dire, sì, ma qualche volta nel non No, cioè, dato che non ce lo obbliga, non ce lo prescrive il dottore di sposarsi, si aspetta quando veramente si trova quella giusta, dopodiché magari si fa un po' di prova di convivenza, cosa che consiglierei a tutti, quando si è veramente certi, poi dopo ci si sposa. Con me è funzionato, io sono contentissimo, vado per i 17 anni di matrimonio. Lo sa che a 17 anni che c'è la crisi, non più ai 7, ma dice no, è la verità, non lo sto inventando io. Prima si diceva 7 anni, adesso pare che sia intorno al 16°, 17°, ma non sarà il caso di Borghi, ovviamente. Ma no, non credo proprio, e poi in ogni caso, comunque, sentendo cosa pensavano quei giovani, viene a pensare che questi sono poi dopo i danni non economici, quindi non facilmente misurabili anche della recessione. Quello non c'è dubbio. Il fatto, quello che è stato detto, che una delle parti essenziali del successo di un rapporto di coppia è continuare a sperare per il meglio, vivere in contesti che invece poi dopo ti riportano al peggio, di sicuro non aiuta nel mantenere un rapporto vivo. Però è anche vero che se nelle difficoltà si sopravvive, poi dopo se ne viene fuori più forte. Sì, quella storia di due cuori e una capanna, meglio due cuori e un attico, Borghi.